Ecco.
Questo posto mi causa un sacco di déjà vu. Mi ricorda la missione a Damasco, quando abbiamo soccorso quei diplomatici. Quando ti ho salvato il culo da quei pazzi col macete. Direi più quando io ti ho salvato il culo da quella folla di energumeni a Washington. Parlando di quelle missioni, mi sembrava di combattere per qualcosa. Questo buco del cazzo sembra solo una di tempo. Allora per cosa combatti tu? Cerco solo di sopravvivere. Capo, ce la facciamo appena. Allora ho scelto il giorno giusto per svegliarmi. Jacob, vedo un sacco di morti. Sembra che siano stati saltati in padella. Merda, attenzione.
Jacob, ho raggiunto l'impianto solare. Entro. Cosa vedi all'interno? Delle specie di scintille elettriche che volano ovunque. Vuol dire che ti stai avvicinando? Non te l'ho detto? Questa mutazione è folgorante. Perché ti stupisce o perché ti folgora? Ti folgora, sì, ti folgora. Ascolta, so che te la sei cavata molto bene, signora, ma questo pezzo di merda è su tutt'altro livello. Anch'io lo sono, ormai. Arrivi troppo tardi. Che è successo? Che cazzo pensi sia successo? Siamo stati mutilati. Avevamo i bastardi in pugno, ma avevano un capitano. Dov'è? Nel bunker in cima alla collina. Quanto vorrei poterlo guardare negli occhi mentre tu gliela farei pagare. Credo che andrò a fargli una visita. In onore del passato. Mutazione! Dai a quel capitano ciò che si vuole. Tempo di saldare il conto con la gente. Ciò di lì. Thank you.
Pensavo sarebbe stata più dura tornare indietro. Il capitano dovrebbe essere qui da qualche parte. Pensi di tenermi testa? Non resterà nulla! Siamo noi che combattiamo per la vita! Tu hai idea di che cosa ci hanno fatto? Mi basta sapere cosa hai fatto a me. No! Gli Outrider ripagano sempre i debiti. Quel soldato vorrà la sua testa per sé. Se qualcuno su questo pianeta meritava la morte, sadico.
ferire. Thank you.
programmare solo ciò. Dammi qualcosa di decente. Vedi, è quello che ricevi. Nulla di gratuito. Mutazione o no? Se vedi Gutman, dille che non pagherò nessuna dannata tariffa. Thank you.
E così, Outrider, hai ucciso la tua prima persona. Noi mutazioni non moriamo così facilmente. Seth. Vieni. Dobbiamo parlare. Hanno chiesto il tuo aiuto per combattere la mutazione. Perché non l'hai fatto? Quella patetica mostruosità era solo una distrazione. C'è della gente che muore per colpa sua, senza quella linea di rifornimento. Moriranno tutti. Quelle deboli creature si ammazzano a vicenda per degli avanzi. Stai sprecando i tuoi doni, dando loro aiuto, cercando di vincere questa inutile guerra senza fine. L'avrai capito ormai. Tu non sei più come loro. E quindi? Dovrei mettermi a giocare a fare Dio come fai tu? Io non sto giocando. Ma tu sei qualcosa di più. Mutazione e Outrider. L'ultimo Outrider. Fa ciò per cui ti hanno mandato. Va oltre la frontiera. Questa gente ha bisogno di divinità. Solo chi è come te potrà guidarli verso il futuro. Lo chiamano Moloch. Io combatto un'altra guerra, nulla a che fare con questo squallore. La mia guerra è contro il peggiore di noi. Una mutazione potente ci distruggerà tutti, a meno che io non riesca a ucciderlo. Ma questa non è la tua guerra. Tu diventerai un pastore. Dovrai aiutarli a sfuggire al massacro, Outrider. Cira è fatta. La linea di rifornimento è sgombra. Rientro. Non ci credo. Outrider, hai fatto ciò che 100 uomini non sono riusciti a fare. Non ringraziarmi. Devi ancora vincere la guerra. Non credo che qualcuno stia vincendo questa maledetta guerra. Ma c'è qualcosa di più importante che potresti riuscire a fare. Vieni nel mio bunker.
iniziato a aspettare tanti lavorino senza sussidi. Non ti credo, mi spiace. Ehi, ciao. Jakub, Shira. Il segnale nella foresta. Te lo ricordi? Sì, proprio come se fosse ieri. Hai ancora la sua frequenza, vero? Dici questa frequenza? Cazzo. Hai forse anche i numeri vincenti dell'otto tatuati su una chiappa? Continui a dubitare di no, me? No, è che odio quando sfodero il tuo, te l'avevo detto. Quel segnale è ancora attivo come un eco in lontananza. È digitale, il che significa che deve provenire da un luogo che non presenta l'anomalia. Il problema è che non siamo mai riusciti a localizzarne la fonte, poiché non conoscevamo la frequenza. Questo prima che arrivassi tu. Ascoltami molto attentamente e devi portare questi numeri al dottor Abram Zaidi. È uno degli ultimi scienziati. Stronzate. Si trova in territorio nemico da settimane. Scommetto 5 razioni che Zaidi è morto. Non possiamo saperlo. Tu. Io ti ho già vista, eri nel laboratorio. Mi hai svegliata dal criosonno. La vita è piena di sorprese. Ti presento Jane, una tiratrice provetta. È quasi morta per salvargli la vita. Ti farà da guida. Aspetta, Shira. Quando noi siamo atterrati qui, quel segnale era già attivo. Ti sei per caso fatto un'idea di chi o cosa lo stia inviando? Da retta a me, meglio non farti troppe domande. Qualunque cosa sia, non vuole essere trovata. E chiunque cerchi quel dannato segnale finisce ammazzato. Ma è l'unica opportunità che abbiamo. E se qualcuno può farcela, quel qualcuno siete voi. Shira ragiona. Jakub! È un ordine. Non volevo abbandonarti al laboratorio. Non ti preoccupare. Ma non ho avuto scelta. Avrei fatto lo stesso. Allora, Jakub, cosa credi che sia il segnale? Non ne ho idea. Una stronzata per chi non accetta che il mondo sia andato a puttane con le false speranze. Ma suppongo che sia la nostra missione. Vieni al garage quando vuoi cominciare. Schivare proiettili. Non ne vale la pena per una ventata d'aria fresca.
Ancora una volta, Dabrowski ha superato se stesso! Wow! Hai mantenuto il mio blindato in funzione per tutti questi anni? Beh, ho rimosso i sistemi dell'IA e bypassato le celle di grafene. Ho costato 20 bottiglie di vodka in parti, ma ora va con qualsiasi cosa. Diesel, acquarate, persino patate. Se soltanto qui avessimo delle patate. Hai ancora della musica? Musica? Ehi, i componenti elettronici non vanno. Niente musica, niente di niente. Ma in qualche modo tiriamo avanti. Ok, Doc è nella torre radio sulla collina. Ma i bassi fondi sono infestati da bastardi sdentati e da pattuglie di ribelli che hanno attirato quelle cose mutate. Aspetta, di che razza di cose mutate parliamo? Ehi! Resterò sui tetti, vi controllo dall'alto. Buona fortuna. Ehi, quell'affare è il motore della Flores, vero? È il motivo per cui mezza città è una rovina radioattiva. Fammi indovinare, l'anomalia? Ma ha danneggiato il motore finché... boom! E addio energia. Non dirmi che avevate ancora persone in criosonno. Sì, le CIA ha dovuto scegliere. Lasciarli morire o risvegliarli tutti insieme, in una città incompleta e priva di cibo e di acqua. Così li hanno esiliati nei bassi fondi che, vedi, a morire di fame. Per questo i ribelli si definiscono esiliati. Esatto. La zona brulica di ribelli. Devo toglierli di mezzo. State tutti pronti!
sono del...
Ci vorrà tempo prima di abituarmi.
Lei è Outrider? È vero che vieni dalla Terra? Com'era? Oh, non come immagini. La mia generazione sapeva che la Terra era spacciata. Uccidevamo per sopravvivere, per ottenere un posto sulla Flores. Ho pochi ricordi felici, ma sono come i pasti dei condannati a morte.